Capitolo secondo. L'incontro con i golosoni. Dorothy fu svegliata da uno scossone così improvviso e forte che se non fosse stata sdraiata sul suo morbido lettino avrebbe potuto farsi male. Trattenne il fiato e si domandò che cosa fosse accaduto, mentre Totò le accostò al viso il suo freddo musino, mugolando tristemente. Dorothy si mise a sedere e si accorse che la casa non si muoveva più, né era buio. Il sole entrava dalla finestra, inondando di luce la piccola stanza. Dorothy balzò dal letto e corse ad aprire la porta, seguita immediatamente da Totò. La bambina lanciò un grido di stupore e sgranò tanto d'occhi nel vedere le meraviglie che la circondavano. Il ciclone aveva posato la casetta, in modo molto delicato per un ciclone, nel cuore di un bellissimo paese. Tutto intorno si potevano ammirare incantevoli distese di prati, cosparse di fiori meravigliosi e maestosi alberi carichi di gustosi frutti. Uccelli dalle piume di rara bellezza cantavano e svolazzavano fra gli alberi e i cespugli. Poco lontano, un ruscello scorreva limpidissimo fra le verdi sponde, producendo un dolce mormorio particolarmente gradito a Dorothy, abituata alle grigie e aride praterie. Mentre osservava incuriosita lo splendido paesaggio, Dorothy vide avvicinarsi un gruppetto di persone, le più strane che avesse mai visto. Non erano alte come un adulto, ma nemmeno molto più piccole. In realtà erano alte quasi quanto lei, che era una bambina abbastanza alta per la sua età, ma a giudicare dall'aspetto avevano molti più anni. Il gruppetto era formato da tre uomini e una donna, tutti vestiti in modo strano. Portavano cappelli a forma di cono, alti poco più di una spanna, con attaccati intorno alle falde dei campanellini che tintinnavano dolcemente al minimo movimento. I cappelli degli uomini erano blu, quello della donnina bianco, come l'abito che indossava, tutto a pieghe e cosparso di piccole stelle che brillavano al sole come diamanti. Gli uomini indossavano vestiti blu della stessa tonalità dei cappelli. Calzavano stivali lucidi con la punta rivolta all'insù. Dorothy pensò che dovevano avere più o meno l'età dello zio Henry, poiché due di loro avevano una lunga barba. La donnina, però, era senza dubbio di gran lunga più anziana. Aveva il viso coperto di rughe, i capelli quasi completamente bianchi e camminava piuttosto rigida. Quando il gruppetto si trovò alla casa sul cui uscio c'era Dorothy, si fermò. Gli uomini si misero a confabulare, quasi avessero paura di farsi avanti, mentre la vecchina si avvicinò a Dorothy, fece un profondo inchino e con voce dolcissima le disse: «Benvenuta, nobilissima maga, nel paese dei golosoni. Ti siamo molto grati per aver ucciso la perfida strega dell'est e aver liberato la nostra gente dalla schiavitù». Dorothy ascoltò meravigliata che cosa intendeva dire la vecchina chiamandola maga e dicendo che aveva ucciso la perfida strega dell'est. Dorothy non era altro che una bambina innocente e inoffensiva, trasportata da un ciclone molte miglia lontano da casa, che non aveva mai ucciso nessuno in vita sua. Era evidente che la vecchina attendesse una risposta da lei, e così, con voce esitante, disse: «Siete molto gentile, signora, ma ci deve essere un errore. Io non ho ucciso nessuno». «Ma la tua casa sì», ribatté la vecchina con un sorriso. «Ed è la stessa cosa. Guarda», continuò indicando un angolo della casa. «Ci sono i suoi piedi che spuntano da sotto quella trave». Dorothy guardò ed emise un piccolo grido di paura. Là, infatti, proprio sotto l'angolo della grande trave su cui poggiava la casa, spuntavano due piedi che calzavano scarpe d'argento appuntite.
Povera me, povera me! Gridò Dorothy unendo le mani per lo sgomento. La casa deve esserle caduta addosso. Che cosa facciamo adesso? Non c'è nulla da fare, disse la vecchina con calma. Ma chi era? Chiese Dorothy. Era la perfida strega dell'est, come ti ho detto, rispose la vecchina. Ha tenuto i golosoni in schiavitù per molti anni, obbligandoli a lavorare per lei giorno e notte. Ora sono liberi e ti sono grati per il favore che hai reso loro. Chi sono i golosoni? Chiese Dorothy. Sono coloro che vivono nel paese dell'est, dove regnava la perfida strega. Sei anche tu una golosona? Chiese Dorothy. No, io vivo nel paese del nord, ma sono loro amica. Quando hanno visto che la perfida strega dell'est è morta, i golosoni mi hanno mandato un messaggero e così mi sono subito precipitata. Io sono la strega del nord. Oh, povera me, gridò Dorothy. Sei davvero una strega? Sì, certo, rispose la vecchina. Ma sono una strega buona e la gente mi vuole bene. Non sono potente come la perfida strega dell'est che regnava qui, altrimenti sarei riuscita a liberare questa gente. Ma io pensavo che tutte le streghe fossero cattive, disse la bambina, che era un po' spaventata all'idea di trovarsi faccia a faccia con una vera strega. Oh no, questo è un grosso errore. Ci sono solo 4 streghe in tutto il regno di Oz, e 2 di loro, quelle che vivono nel paese del nord e nel paese del sud, sono streghe buone. Lo so per certo, perché sono una di loro e non posso sbagliarmi. Le streghe che abitano nel paese dell'ovest e nel paese dell'est sono invece malvagie. Ma ora che tu hai ucciso una di loro, in tutto il regno di Oz rimane soltanto una strega cattiva, quella che vive nell'ovest. Ma, disse Dorothy dopo un momento di riflessione, la zia Em mi ha detto che le streghe sono tutte morte tanti e tanti anni fa. Chi è zia Em? Chiese la vecchina. È mia zia che vive nel Kansas, dove abitavo. La strega del nord parve riflettere per un istante con il capo chino. Quindi alzò lo sguardo e disse: «Non so dove si trovi il Kansas, perché non l'ho mai sentito nominare prima. Ma dimmi, è un paese civilizzato?» «Oh sì», rispose Dorothy. «Questo spiega tutto. Nei paesi civilizzati credo non esistano più né streghe né stregoni, né fate né maghi. Ma vedi, il regno di Oz non è ancora stato civilizzato, poiché siamo tagliati fuori dal resto del mondo. Ecco perché esistono ancora streghe e maghi fra di noi. Chi sono i maghi? Chiese Dorothy. Oz in persona è il grande mago, rispose la strega, abbassando il tono della voce quasi a un bisbiglio. Egli è più potente di tutti noi messi insieme e vive nella città degli smeraldi. Dorothy stava per porre un'altra domanda, ma proprio in quel momento i golosoni, che erano rimasti in piedi silenziosi, si misero a urlare indicando l'angolo della casa dove giaceva la perfida strega dell'est. «Che cosa succede?» chiese la vecchina. Guardò nella direzione che indicavano i golosoni e si mise a ridere. I piedi della strega morta erano completamente spariti. Sul posto erano rimaste solo le scarpette d'argento. «Era così vecchia», spiegò la strega del nord, «che si è dissolta rapidamente al sole. Questa è la sua fine. Ma le scarpette d'argento ora sono tue e dovrai portarle». Si chinò a raccoglierle e dopo aver tolto la polvere le porse a Dorothy. «La strega dell'est era orgogliosa delle scarpette d'argento», disse uno dei golosoni, «e sono sicuramente fatate, ma non siamo mai riusciti a sapere quale sia il loro potere». Dorothy portò le scarpe in casa e le mise sul tavolo. Quindi uscì nuovamente dai golosoni e disse: «Desidero tornare dagli zii
perché sono sicuramente in pena per me. Potete aiutarmi a ritrovare la strada? I golosoni e la strega si guardarono l'un l'altro, poi si rivolsero alla bambina e scossero il capo. Verso est, non molto lontano da qui, disse uno di loro, c'è un grande deserto e chiunque tentasse di attraversarlo non sopravviverebbe. Lo stesso è a sud, disse un altro. Io ci sono stato e ho visto. Il sud è il paese dei paffutelli. Si dice, aggiunse un terzo uomo, che sia lo stesso a ovest. E quel paese in cui vivono i luccichini è governato dalla perfida strega dell'ovest che ti renderebbe sua schiava se passassi sul suo territorio. Il nord è casa mia, disse la vecchina, e al confine si trova lo stesso grande deserto che circonda il regno di Oz. Mi dispiace, mia cara, ma dovrai vivere con noi ora. Dorothy si mise a singhiozzare. Si sentiva sola in mezzo a quelle strane creature. Le sue lacrime colpirono il cuore tenero dei golosoni, che tirarono fuori i loro fazzoletti e iniziarono anch'essi a piangere. Allora la vecchina si levò il cappello e lo tenne in equilibrio sulla punta del naso, mentre con voce solenne pronunciava 1, 2, 3. All'improvviso, il cappello si trasformò in una lavagna sulla quale si trovava scritto a grossi caratteri bianchi tracciati con il gesso «Che Dorothy vada nella città degli smeraldi». La vecchina tolse la lavagna dal naso e dopo aver letto le parole che vi stavano scritte chiese «Ti chiami Dorothy, mia cara?» «Sì», rispose la bambina sollevando lo sguardo e asciugandosi le lacrime. «Allora devi andare nella città degli smeraldi. Forse Oz ti potrà aiutare». «Dove si trova questa città?» chiese Dorothy. «È esattamente al centro del regno di Oz, il grande mago di cui ti ho parlato». «È un uomo buono?» chiese la bambina un po' preoccupata. «È un buon mago. Se sia un uomo o no, non lo so, perché non l'ho mai visto». «Come posso arrivare laggiù?» chiese Dorothy. «Devi camminare. È un lungo viaggio. Il paesaggio a volte è piacevole e a volte è tetro e terribile. Tuttavia, userò tutte le arti magiche in mio possesso per tenerti lontana dai pericoli». «Non verresti con me?» supplicò la bambina, che aveva incominciato a considerare la vecchina la sua unica amica. «No, non posso», replicò. «Ma ti darò un bacio, e nessuno oserà farti del male perché sei stata baciata dalla strega del nord». Si avvicinò a Dorothy e la baciò dolcemente sulla fronte. Nel punto in cui le sue labbra toccarono la bimba, lasciarono un segno rotondo e luminoso, come Dorothy poté notare poco dopo. «La via che conduce alla città degli smeraldi è lastricata di pietre gialle», disse la strega. «Non puoi perderti. Quando arriverai dal mago di Oz, non avere paura. Raccontagli la tua storia e chiedigli di aiutarti. Addio, mia cara». I tre golosoni le fecero un profondo inchino e le augurarono buon viaggio. Dopodiché si avviarono verso gli alberi. La strega salutò Dorothy con un cenno del capo. Quindi girò per 3 volte sul tallone sinistro e improvvisamente scomparve con grande sorpresa del piccolo Totò, che solo allora le abbaiò dietro furiosamente, poiché fino a poco prima, avendola accanto, aveva avuto paura persino di far sentire la sua vocina. Dorothy non si meravigliò. Sapeva che era una strega e si aspettava che sarebbe scomparsa proprio così.